Ciao raga, io sono Plain e bentornati, siamo qui oggi su GTA 5, a parte perché piove sempre. Sono trapelate delle informazioni abbastanza pericolose che potrebbero sconvolgere l'umanità, lo sento, appunto grazie a un messaggio inviato da Jack Sparrow a Franklin. Siamo riusciti a capire la pericolosità di questa cosa. In pratica i militari stanno testando un nuovo virus sulle persone e basta, e noi dobbiamo riuscire a capire appunto chi è che ha fatto uscire questa roba, andare nel covo, ucciderli tutti e vissero tutti felici e contenti. Video finito. Mi chiamo Tecota e vuoi il tuo amico? Da quello che ci ha riferito Jack nel suo messaggio, appunto, dovremmo trovare il nostro primo contatto in questa zona qua. E appunto dovremmo trovare il primo contatto che ci dirà di più su questo virus, su questa roba, sperando di riuscire a ottenere qualche informazione interessante. Allora, Chop, io quasi quasi lo prendo con me, perché se arrivano i delinquenti ci rompono il sedere. Allora, dobbiamo incontrare appunto il primo contatto. E già che ci siete, ragazzi, lasciate un bel mi piace commentando sotto con il salame. Allora, Chop, tu hai preferenza con le macchine? Andiamo con qualche macchina scomoda, nel senso che si guida male, o andiamo con qualcosa che si guida bene? Bella questa che si guida malissimo. Prego, Chop, monta su. Dunque, Chop, allora, non mi ritengo responsabile di eventuali incidenti. Puttana vacca, no. È veloce per essere veloce, veloce, ma si guida veramente male. Sembra di guidare una scatoletta del tonno con le ruote, ma lasciamo perdere. Ma no, è una gran macchina, c'è gran macchina, se non fosse perché si guida di merda. Non si dorme per strada, che poi fa gli incidenti. Allora, no. Vabbè, ma è scemo, comincia a fare avanti e indietro. Vabbè, poi se le sparo non è che sono scemo io, lei che è un idiota. Ma non sa guidare, questi rompono le palle. Porca troia schifosa. Allora, dove minchia è? Dobbiamo entrare dentro il teatro? Appunto, ho detto che dovrebbe esserci il nostro contatto da queste parti. Ho detto di non prendere paura perché è abbastanza brutto. Cingola, porca vacca, com'è la cariola sta macchina. Proseguiamo a piedi, Franklin, andiamo a cercare. Spero non ci sia nessuno di malintenzionato, altrimenti gli sparo male. C'è qualcuno qua sotto? No! Andiamo sopra la scala e vediamo un attimo cosa c'è. Magari si è nascosto qua sopra. C'è solo della roba rugginosa, va bene. Torniamo di sotto, andiamo da questa parte. Piano, 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 piano. Ciao, vieni giù, porca troia. Dai che dobbiamo cercare la persona. Qua non c'è nulla, andiamo a vedere nel vicolo qua se c'è qualcosa. Viva la fi... Buongiorno signore, è lei il contatto come aveva detto Jack? Salve, la faccio un po' distrutta, Bene, volevo sapere qualcosa da dirmi riguardante il virus. Non so se c'è un qualche posto dove devo andare per trovare le persone che fanno ste robe. È la formazione dell'humus vegetale per azione dei lombrichi. Non per offenderla, però non ho capito un cazzo. Te riesci a tradurre, io non capisco niente. Sia chiaro, buon uomo. Allora, innanzitutto, chi l'ha fatta diventare così, perché è alquanto brutto? Disgraziatamente, per azione dei lombrichi. Ok, e fin qua ci siamo. Si ricorda qualcosa? Dov'è che l'han presa? Dov'è che le han fatto le robe? Cioè, se c'è un posto preciso. Lumbricus terrestris. Non capisco un cazzo. Ma perché Jack Sparrow è così deficiente che mi manda gente del genere? Ah, mi pare di aver capito montagne e fiume. In pratica è un fiume di montagna. Una montagna di fiume. Va bene, grazie dell'informazione, buon uomo, arrivederci. Bye. Possibile che c'è sempre l'azzo attivo? Questi fanno dei salti che manco i canguri. Ciao, ho detto di andare in una zona montagnosa con i fiumi. Un fiume di montagna, una montagna fiumosa, non lo so. Prova a scrivere qualcosa a Jack Sparrow, sentiamo cosa ti risponde. Cosa vuol dire, Suka? Io ho bisogno di informazioni, porca vacca. Mi date a modo che c'ho la macchina che si guida male. Grazie Jack, sempre molto disponibile. Allora, il tipo, da quello che mi è sembrato di capire, ha detto che dovevamo andare più che altro in un greppo. Quindi dobbiamo trovare una cosa abbastanza cosa. La faccenda si fa alquanto misteriosa. Ma io non potevo, porca vacca, non ne ho idea, andare a fare qualcos'altro invece di scegliere missioni più stupide. E perché ho scelto una cariola che si guida così male? Prima cosa, ragazzi, potremmo guardare nella montagna appunto dietro Fort Zancudo. Oh, meno male, Jack ci ha mandato la posizione dove potremmo trovare quello che cerchiamo. Il problema è che io non so come diavolo arrivarci, quindi la cosa si fa alquanto complicata. Cazzo di ciabatta con le ruote, fermati! Cosa c'hai, Chop? Cosa c'è da bagliare? Vieni su. Dove sta andando? Vieni su, zitto, non far rumore, mi raccomando, che siamo vicini. Ah, non c'è assolutamente niente, ma siccome Jack mi ha preso per il culo, attenzione! C'è qualcosa. Piano, via, Chop, zitto. Cazzo, piano. Finirà male, lo so. Ma sono dentro proprio la montagna. Mi salterà fuori un goal o una roba del genere. Ho un'idea, posso fare tipo la pignatta con questo. Signore, mi dia le caramelle. No, non me le dà. Allora, qua entriamo nel bunker vero e proprio. Chop si è perso. 3, 2, 1.
non c'è nessuno, ci sono dei polli. Cioè, fatemi capire un attimo, l'esperimento che stanno facendo i militari è sui polli. Ma non è che era lo sponsor di qualche rosticceria, eh? Cioè, quel tipo era semplicemente stato sfigurato perché era il cuoco che è rimasto bruciato al posto dei polli, no, eh? Non è che mi hanno preso per il culo. Signor Pollo, salve! Mi può dire qualcosa di più su sto posto? Perché io non ci sto capendo niente. O se mi hanno preso per il culo ed era una semplice pubblicità di una rosticceria, finiscono tutti male, Jack per primo. Qua abbiamo del mangime. Ma sembra tipo di essere su un set televisivo, una roba del genere, una roba di pubblicità. Qua c'è una roba per fare il pollo fritto. Accendi il televisore, saprai la verità. Allora, accendi la TV, se esplode tutto, io non voglio centrare niente, Franklin, son cazzi tuoi, e te lo dico subito, vai. Ciao Franklin, sono Ronaldo. Devo lasciare, lo sento, perché mi hanno infilato un ramo di quercia nel culo. E appunto avrei bisogno che tu tenessi dietro i miei polli. Quando ritorno ti farò poi un panino, te lo faccio pagare anche meno. Un saluto, ciao.